Eccoci qua, buongiorno a tutti, ben arrivati. Un attimo che facciamo girare nuovamente il display. Perfetto, via, dai che si fa. Bene, togliamo gli scrama. Buongiorno a tutti, ben arrivati. Un attimo solo che volevo vedere. Questo l'ho caricato, questo l'ho caricato. Dove è andato a finire questo? Ah, qui. Ok, allora io direi di partire esattamente dal KDN. Allora, KDN per un motivo. Intanto sono short di euro dollaro, short di sterlina dollaro e short di euro CAD. Allora, euro CAD, facciamo due conti. Se l'euro CAD scende, vuol dire che l'euro è più debole del CAD e il CAD sale. Allora no, il KDN non lo andiamo a tradare. È la stessa cosa dell'euro dollaro e l'euro yen, praticamente. Quando si tradano queste due coppie, bisogna capire il perché e il per come si fanno, ovvero se io mi metto a tradare l'euro yen, okay? L'euro yen è una valuta che assieme al dollaro yen scende se l'euro dollaro sale, ok? In teoria non sempre è così. Quindi, se devo andare a tradare l'euro dollaro e l'euro yen, devo stare attento di tradarli in una direzione contraria. Siccome non mi piace comprare e vendere l'euro da una parte, cioè vendere o comprare l'euro, cioè comprare l'euro su una coppia e vendere l'euro su un'altra coppia, preferisco non farlo. Quindi il CAD yen, che è una coppia che stavo guardando, mi sa che la saltiamo. Allora, in voce mi so ancora sterlina dollaro, che però, essendo short di euro dollaro, non ho ancora fatto per evitare doppia esposizione. Mercato piatto, 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 sì, va bene, 30 pips di salita dell'euro dollaro da quando ho aperto l'operazione, quindi non è che sia tanto. Non so, l'ho visto strano, adesso andiamo a vedere un po' i cicli. Ah, ecco, questo è il punto dei cicli, non l'ho caricato. No, no, sì, ho caricato. Allora, euro dollaro, più o meno 30 pips dove sono entrato io, quindi guardate, più o meno qui. Sono entrato in questa zona qui, fatemi vedere esattamente 1,09, un po' più in alto, 1,0940, 1,0940, un po' più basso, esattamente qui, più o meno in questa zona qui sono entrato, un po' di guadagno l'aveva fatto, poi adesso si trova in perdita adesso di 38 pips, va bene, ci sta, ci sta. Chiusi così, quindi sono un po', diciamo, fermo per capire che cosa succede. Si sta perché siamo nel ciclo 3. Allora, uno, in ogni caso, due, mi sembra la cosa più normale. Allora, ciclicamente così. Il bello di fare del trading tranquillo, senza avere pressioni esterne. Allora, qui abbiamo un 3, un 2. 42, questo è un po' lunghetto, questo è un 3, però abbiamo questo sui dati dei non farm, ma lasciamo intanto così, qui via abbiamo il ciclo 3, in chiusura, target il pivot, allora, vediamo se riusciamo a prendere un trade live. Price.
Non è tanto. Sto guardando la cosa, la siamo qui. Indicatore a fine corsa. Se poteva fare lo sorla. Lo teniamo in watch list adesso il minuto perché abbiamo l'euro dollaro sull'open price sopra il massimo di ieri. Questa è una zona di pullback molto vecchia, la cancelliamo. Allora, avete pazienza. Questo è il minimo di Gauss. Più o meno una zona di entrata short. Sto leggendo Leonardo, ma adesso si è fermata un po' la neve, c'è freddo, c'è tanto freddo. Essendo caduta tanta neve, abbastanza neve, diciamo, ha isolato un po', quindi si sta scaldando un po'. La casa si scalda quando si ricopre di neve, si isola e automaticamente si scalda. Che effetto! Quindi alla fine forse anche meglio così che è caduta un po' di neve. Mi riferisce a ieri che ho detto stacco tutto, vado a spalare la neve. Sì, purtroppo va fatto. Allora, un attimino come entrare su sto euro dollaro. Allora, entrare in copertura non ancora, non ha senso. Ciclo 4, questo è un errore ciclico, il ciclo 4 rialzista non ci sta, allora dovrebbe crollare i 100 pips e io voglio essere partecipe al crollo. Allora, qui la situazione è rialzista. Allora, con calma, Paolo, un attimino, pensaci bene. Non ha nessun senso. No. Allora, sto cercando di capire se vendere o non vendere l'euro dollaro. Un 9,31, allora andiamo a vedere anche i dati. Nel pomeriggio ci sono tanti dati per l'America e questa sera no, non c'è niente di oggi. L'America oggi pomeriggio 14:30. Dai, che vediamo. Sono le 9:31, per questo rimango sull'euro dollaro guardando il minuto per capire se poterlo vendere adesso o no. Nel frattempo, guardiamoci anche l'euro Eurocad. Che abbiamo?
fatto una candela rialzista sul 4 ore, una fase di lateralità terribile. Puntavo anche a capire questo massimo, questo massimo. Infatti mi sono un attimino, questa qui sarebbe per esempio una fase di copertura. Adesso attendiamo un attimino, ma ci sono, sto soltanto riflettendo. Partiamo con un webinar calmo oggi e non mi devo agitare. Il CAD di Yen invece è proprio sulla zona di vendita. L'unica coppia che non vorrei vendere è quella che mi dà un'indicazione short. Però niente, torniamo un attimino qui. Allora, difficile, sono ripartito, ma un po', diciamo, impazzato nel trading, nel senso che non riesco ancora ad avere. Ed è una cosa buona anche perché se non riesco a ancora, ho aperto delle operazioni piccoline, sono andate in negativo. Quindi devo aspettare un attimo per capire la direzione. Ho sbagliato, mi metto in copertura mi giro long, o aspetto e quando le mie operazioni riprendono la strada giusta, sono nel trend e posso caricare, incrementare i trades. Questo è un po', diciamo, quando si parte così. Per esperienza io faccio così, cioè evito di fare altre operatività, aspetto, perché la ripartenza è comunque una partenza, avevo il conto flat, a parte vecchie operazioni, ma su altri conti, su questo conto ero flat, quindi aspetto un attimino per capire se mi fai entrare di nuovo nella direzione. Altre cose non abbiamo, devo sempre, la ruolo, vedete che quando era così H1 non mi piace, però abbiamo qui un indicatore a fine corsa in un ciclo 4. L'indicatore a fine corsa sono belli da vendere se tutto coincide, no? Qui sta scendendo. Allora, un attimo, vediamo se su. Ancora siamo vicini. Devo aspettare il tempo perché qui abbiamo un 29 candele. Siccome siamo nel ciclo 1, perché questo è il minimo di Gauss. Non posso vendere sul ciclo 1 che potrebbe poi farmi un ciclo 2 con una forza di andare a fare nuovi massimi o comunque portarsi nella giornata rialzista. Allora. Allora, andiamo a vedere subito. Sul 4 ore la Gauss sì, sta chiudendo, però. Ah, ho visto questa cosa qui, è ripartito, ma scusatemi, lateralità rialzista. Mi bevo qualcosa. La cosa che cerco di vendere, perché siamo nel ciclo 3 H16. Okay? Nel contesto, Leonardo, però sei qui 1, 2, 3, sei in un trend comunque rialzista. Vedi che se vogliamo dirla tutta, guardando, abbiamo questa sorta di movimento che è comunque un movimento rialzista. Ma questo è il Max Chaos H16, quindi qui sopra non ci va. Allora io parto con l'idea, lì sopra non ci deve andare, o meglio, lì sopra non ci va.
Quindi se parto dall'idea che lì sopra non ci deve andare, perché siamo in chiusura di una distribuzione H16, nonché un trimestre, allora se qui sopra non deve andare, deve abbandonare i massimi, l'ha già fatto, ritracciamento e la continuazione. Ok? Quindi comprare adesso su un ciclo 4 H4 non mi piace, comprare in un ciclo 3 H16 tanto meno mi piace, no? Però nel trend dei tempi più stretti H1 potrebbe essere partito qualcosa. Adesso ho creato. Allora, un attimino solo che guardiamo quanto tempo ci rimane per fare questa decisione, vedete, si sta girando. Guardiamoci la cosa. Ma se arriva 1,10 non si ferma, cosa fai? Una copertura, la gestione di una copertura. Dio, perché mi manca il fiato? Allora, la copertura, la gestione di una copertura la devi fare, la devi pensare prima, ovvero se tu ti fai dei long che sono delle coperture, degli short. Va bene se poi chiudendoti long, ovvero togliendo la coperta, togliendo la copertura, il tuo conto non è in difficoltà. Se il tuo conto è in difficoltà dopo una copertura, non è stata una copertura, ma è stata soltanto un mediare per ricavare di margine. Ok? Non confendere questo. Ah, perfetto. Allora va benissimo questo. Allora. Quindi guardare un attimino anche l'RDM. Siamo quasi. Allora, un attimo, metto il microfono in pausa, vado un attimino su. Eccomi qua. Scusate, ma sento che non sto respirando, quindi mi faccio un attimo di pazienza. Allora. Ma più che pazienza, sono ripartito da questa settimana con il trading e sto cercando di partire bene con tranquillità. Beh, non è che sono. La pazienza, sì, comunque adesso se non avessi magari già aperto degli short in perdita di 30-40 pips, magari avrei fatto lo short già subito direttamente. Quindi,
Sto pensando all'effetto del conto, sì, adesso apro short invece di avere ragione, prezzo mi va contrario. Allora. Cominciamo a sistemare. Ancora ci sta, allora, 37 sta fermando esattamente sul 50%. Andiamo, devo avvicinarmi, allora io devo calcolare in questo caso anche le candele daily. Ok, ieri abbiamo una candela rossa, verde molto, cioè piena, ma 50 pips, quello che dico, non c'è tanto range, si sono strette le candele, c'è poco, no? Poi devo capire nella situazione dove sono, se poter vendere ancora. Abbiamo un pivot scoperto. Siamo fermi su una zona di pullback. Ok, quindi anche questa qui non la tralasciamo. Sui corpi, più o meno questa è la zona del pullback. Quindi questo massimo qui, questi due corpi, questi due corpi. Quindi qui dove si è fermato, praticamente prendiamo la zona. Esattamente, addirittura potrei metterlo anche un attimo più giù, quindi ci sta preciso. Allora, così sarebbe perfetto. Questo massimo qui e questo minimo qui. Allora, dai, lo vendiamo? Facciamo così con molta suspense. Allora. 9:44, comincia a essere interessante anche l'orario. Ciclicamente devo aspettare che riparta per capire se il ciclo 2 mi parte forte o no. Cosa manca per orientarci su un'entrata? Cos'è che non ho guardato? Chi è che me lo dice? Un'altra cosa che io guardo molto volentieri, questa situazione qua. Praticamente qui abbiamo un segnale short del metodo fascia, siamo sulla zona del dinamico alto. Un attimo che si aggiorna. Eccolo qua. Pronti? Pronti? Bene, adesso attendiamo la ripartenza del 2. Aspetterei un nuovo minimo o l'evoluzione di questa distribuzione su M1. Infatti sto aspettando un nuovo minimo, no, non lo aspetterei un nuovo minimo perché sennò poi. Ricorda che noi abbiamo come target, almeno io, non lo aspetterei io come target, questo pivot. E siamo a 14 pip. Se ti fa un nuovo minimo, ti trovi magari qui, sei già vicino al pivot, hai praticamente poca, il rendimento non c'è. Allora, quindi io più che altro aspetto, Mauro, di capire cosa fa nel ciclo 2. Quindi prima ci manca, ricorda tipo. Tipo di tracciamento che si guarda quando c'è la regola regola 15 sul metodo fascia. Tu hai una situazione short che continuerà, però prima di continuare ti farà un ritracciamento. Quindi minimo 3-4 candele rialzista per poi ritornare giù. Quindi una gobba. Devo capire questo. Però se mi rompe questo minimo qui, che siamo sull'open price, ahimè, potrebbe diventare anche ribassista. Nove quarantasette.
Quindi siamo anche 13 minuti dalla candela delle 10. Attendiamo un attimino. Hai capito il perché? Perché se adesso mi fa un minimo rispetto a questo, abbiamo già meno strada per arrivare al pivot. Perché se mi rompi questo, ancora 15 pips. Aspettiamo un attimino, lo vendiamo con calma. Con calma nella direzione giusta, dai. Guardate che qui sulla parte centrale, questa zona qui dove già si è fermato, è l'open price di una candela daily, quindi siamo praticamente su una candela croce, vedete? Un attimino. Prudente, sono prudentissimo, cioè, chiaro, io avrei già venduto qui, però no, avendo già operazioni aperte aspetto un attimino, voglio essere tranquillo, non voglio agitarmi, già non sto tanto bene di salute, quindi non voglio, anche dal punto di vista, il trading è tanto emotivo, quindi essere condizionato perché sei a mercato, hai operazioni negative e tutto il resto, questo stress qui non ne ho assolutamente bisogno per il momento, quindi già sentite, ho problemi respiratori la mattina, questa mattina è un casino. Allora, dai, fai questa ripartenza che poi ti vendo, perché ti venderei già adesso nelle condizioni, sta tornando giù nel fine corsa che c'era, lo ha terminato perché sta tornando su, no? Sta tornando giù. Qui siamo sulla zona di pullback. Aspetterei come minimo, dico, non questa, ma una cosa del genere, una salitina così e poi ritorno giù. Infatti quello che sto facendo adesso aspetterei, perché allora ho una ripartenza di un ciclo 2 che probabilmente non andrà a farmi nuovo massimo, perché abbiamo già raggiunto il minimo del ciclo 1. Quindi aspettiamo un attimino, anche perché abbiamo qui la media a 12 periodi, quindi lasciatemela sfiorare un attimino per dare una conferma che è partito anche il ciclo 2. Cos'è la pazienza? Sono questi 5, 6, 7, 8, 10 minuti per poi realizzare che la giornata almeno sono entrato con il buon senso nella direzione giusta. Ok, una prova già di vendita, 9,50. Lo vorrei vendere prima del cambio della candela o poco dopo, quindi se riesco a venderlo prima del cambio va bene, però se mancano 2-3 minuti poi mi fermo e aspetto anche il cambio. Non c'è movimento, non c'è volatilità. Dove si compra la pazienza? Si acquisisce dopo che ti sei reso conto che fare questo lavoro qua, questo mestiere, fare il trader, comporta il senno di poi, è una parola molto usata. Quindi se tu col senno di poi ti troveresti in negativo, col senno di poi avresti fatto lo short magari attendendo. Tutte queste cose qua te le fai prima, ci ragioni. È vero Mauro, la pazienza è molto costosa. Un attimino solo. La 12.
cosa vuol dire non averla venduta qua? Non averlo venduto qua, adesso torneremo in questa zona qui. Ho perso, o meglio, ho aspettato 9 minuti, sono nella stessa zona di prima, però me l'ho venduto in un contesto ciclico realizzabile subito dopo una partenza della prima gamba del ciclo 2, l'effetto è negativo. Comunque, se adesso mi torna sul minimo, adesso sì che la vendo. Dai. Pronti? Dito sul mouse e si vende. Siamo sotto il dinamico alto, siamo sull'open price, questo è il dinamico basso. Quindi pronti a vendere? 7 minuti dal cambio. Cambio dell'ora, intendo. Allora, guardiamoci anche H1, cosa potrebbe fare con la candela delle 10. No, perché se la candela delle 10 fosse qui avrei una lateralità, starei un po' attento, ma... Scusatemi, ma sennò non respiro. Allora. E fammi vendere. 6 minuti ancora. Quindi nei prossimi 2 minuti decido se vendere o se aspettare il cambio dell'ora. Confermata la partenza perché ha toccato, sfiorato la 12. Non arriverà al 50%, ma qui si potrebbe vendere sul 61,8. Ad occhi chiusi. Guardando i cicli, direi, perché questa qui praticamente sarebbe la prima gamba del ciclo 2 con una ricavato da questo da questa espansione, addirittura potrei anche fare un attimino così. Ok, io direi siamo a 5 minuti. Ce la faranno i nostri eroi. Siamo pronti? Ricordiamoci che la candela H1 sta facendo anche la spike di chiusura, eh? Quindi la candela H1 è questa, è piena, sta facendo questa spike di chiusura. Quindi adesso vendere adesso a 5 minuti dalla candela potrebbe costarmi un po' di lateralità, però preferirei vendere adesso. Aspettiamo un attimino. Mari ce la fa. A tornare della 12 l'ha toccata adesso. Bene, perfetto, perfetto. Allora, pronti? Un po' di suspense. Venduto. Ho venduto non proprio preciso, quindi cioè, è chiaro che mi aspetto magari qualcosina del genere fino al 50. 50 non penso neanche che lo tocca. Se è coerente con i cicli, la campana gaussiana è questa. Vediamo che non c'è la forza di una campana gaussiana così, ma si sta un po' lateralizzando. C'è il cambio della candela, il prezzo è tornato sopra la 12, bene, che così abbiamo la conferma del ciclo 2. Ciclo 1 è diventato praticamente laterale ribassista e quindi il ciclo 2 non mi dovrebbe fare un nuovo massimo rispetto al ciclo 1 e mantenere una ciclica così, ok? Adesso gli ultimi 4 minuti, quindi stanno chiudendo le macchinette, stanno chiudendo i trade, però se ne aprono anche altre. Allora andiamo a spiegare questa cosa delle macchinette. Molto semplice. Io le macchinette chiudono adesso gli ultimi 3-4 minuti, la candela era ribassista, questo è il minimo assoluto, sta cercando di tornare su. In base ad una percentuale della candela, adesso vi faccio solo un esempio di quello che potrebbe essere un sistema operativo. Se io ho questa candela qui che mi ha fatto 10 pips, che adesso faccio la cosa in conto, sono 10, quando mi ritorni a 8 io chiudo il trade per evitare con quella candela successiva di essere a mercato. Ok?
Quindi, non so, non so. Quindi adesso si scatenano queste cose, sta salendo proprio perché nel momento in cui chiudono adesso, a 3-4 minuti dalla chiusura, stanno chiudendo chi è andato sotto. Però nel cambio delle candele H1 io mi accorgo che ho due candele rosse, quindi il sistema riconoscerebbe due candele ribassiste e cercherebbe sulla prossima apertura, se non vicino al minimo, un'altra situazione ribassista, proprio per vendere nel trend. Un robot non può vendere in trend, ok? Parliamoci chiaro, se io ho un sistema operativo automatico, quindi un robot, non può vendere in trend, non lo sa. Quindi le informazioni che ha il robot sono solo quelle che sono nel grafico, non quelle che devono venire. Quindi praticamente si calcola quello che è successo prima. Se un robot sta comprando dopo questa situazione rialzista, avrà comprato sui massimi o nella metà, per esempio. Infatti sta salendo. Stessa cosa succederebbe qui. La situazione rialzista è finita qui. Il robot dice: ok, c'ho una candela rossa, due candele rosse. Dalla terza candela, visto che ne ho due di rosse, io vendo. Questo è un semplice sistema automatico, per esempio. Quindi attendiamo un attimo di capire. Il ciclo 2 sta partendo. Anche qui ha fatto 11-12 candele, quindi sta. Se dividiamo un ciclo in 40 candele, questo ciclo qui addirittura ne ha molto di meno, no, ne ha 42. Se dividi un ciclo di 40, di 42 candele e diviso 4, ne hai 10,5. Quindi vuol dire che già queste 10 candele le state facendo. Quindi questa è la prima gamba del ciclo 2. Siccome ho un ciclo 1 che ha chiuso ribassista sotto il 50% della sua espansione, dovrei avere un risultato positivo se vendo l'euro dollaro. Allora, target per questa operazione senza indugiare niente, senza stare, senza fare niente, è chiudere al pivot, quindi solo da dove siamo entrati in una ventina di pips. Non male, non male. Ritornando all'effetto pazienza, Mauro, se vogliamo dirla tutta, visto che non ne parlo e non faccio vedere, tanti anche ne rimangono un po', ma non, accendi ogni tanto, ma non fai vedere mai niente di trading automatico. Va bene, è giusto, è vero che faccio così. Il trading automatico ci vuole molta pazienza dal punto di vista che se uno vede che in un accumulo il conto va in perdita di, tanto candela delle 10, vedete, partita già rossa, che vai in perdita, però vorresti entrare addirittura manualmente. Attenzione, guardate, stiamo avendo ragione, dai, non cantiamo vittoria, ma sta rompendo il minimo, quindi già a livello operativo sono riuscito a dare l'effetto, l'esempio di quello che mi aspetto. Vediamo un attimino se mi rompe anche il minimo, dovrebbe accelerare. La pazienza di dire: ok, il sistema è in automatico, ha aperto delle operazioni, sono in perdita di 10% del mio conto, un'esposizione anche inferiore, un 0,5% del mio conto, però dopo 1, 2, 3 settimane mi trovo il conto flat o comunque con una piccolissima espansione di 50 euro, 40 euro, dipende dal conto, e nel frattempo però ho guadagnato. Quindi l'effetto pazienza che non si ha umanamente, lo si ha attraverso il trading automatico, perché lì il trading automatico a volte anche lì tantissimi perdono la pazienza, mi scrivono: ma Paolo, potrebbe fare qualcosina perché lo vedo un po' fermo. Allora non hai l'effetto pazienza, vuoi tutto subito, e tutto subito ti costa caro, perché se entri in una situazione che va bene, te la puoi permettere, è una cosa, ma se poi comincia a diventare difficile, anche se tu apri un'operazione e in quel momento che apri l'operazione al margine alto, e però tutto quanto si sposta di 100, 150, 200 pips, cosa succede? Che dopo 200 pips le operazioni che non ti sembravano pesanti incominciano a pesare, perché il capitale incomincia a diventare sempre di meno, il margine si abbassa automaticamente, non hai più tanta,
voglia o forza mentale di entrare nuovamente nella direzione di bassista, quindi ti puoi anche un attimino lì a questo punto costretto a fermarti, comincia la fase un po' di depressione di se stessi, perché dice cavolo, ma se non vendevo era meglio, lo vendevo adesso, e cominci ad avere questo problema che hanno tanti, andare con il conto in overfitting e poi te lo bruci, ok? Per un certo punto la tua mente ti dice, ah sì, ma sì, tanto la faccio, la chiudo subito, e lì si brucia il conto. Questo è l'effetto del non pazienza più voler fare troppo. Se ci si pensa bene nel trading, forse queste mie parole aiuteranno qualcuno nel diventare un trader. Se ci si pensa bene nel trading, tante volte, e non ammettiamo questa cosa, ci troviamo di fronte a una giornata rialzista dove magari alle 8-9 del mattino, o mezzanotte, abbiamo venduto. Ci sta, cioè non è che sia una colpa, fare il trader non è una precisione, cioè, certo che tutti i metodi, tutto il resto aiutano, e poi più volte hai visto tale operazione, ti trovi preparato a fare lo short. Facciamo l'esempio di adesso. È un'operazione che io non è che lo sto facendo adesso sperimentando. Ho visto tante volte, e avere la possibilità di aspettare che parta qualcosa, avere poi l'idea, o tra virgolette, una strategia mentale che mi dice, ok, non vendere prima, cioè non vendere dopo la partenza, vendi un po' prima, perché la candela delle 10 potrebbe essere direzionale come le due precedenti. Guarda un po' i ritracciamenti, guarda quando parte, guarda i minimi, guarda l'open price, guarda i cicli, e quindi questo trade qui fatto adesso ribassista ha una buona probabilità di buona riuscita, perché il target comunque, oltre che la sicurezza, diciamo, ulteriore sicurezza che mi do per fare il trade, è guardare dov'è il pivot che è ancora scoperto. Quindi anche questa è una cosa che si aggiunge al trade, si dico, ok, devo cercare uno short, perché H6 short, H4 short e così via. Indicatore a fine corsa, siamo sui minimi assoluti, sto andando a prendere il pivot, ciclo 1, 2 parte qui, non dovrebbe fare un nuovo massimo, mi fa un nuovo minimo. Quindi questa cosa qui, che in una mezz'oretta di webinar un po' lento, dove sono rimasto solo sul minuto, ho cercato di spiegare questa cosa della pazienza. Ok, adesso sta scendendo, potrebbe essere un fake, ma ricordiamoci che stiamo rompendo dei minimi e manca la situazione short. Ok? Quindi quando aspettereste un nuovo minimo, questo sarebbe il nuovo minimo adesso, Mauro, però se lo facevi qui, senza aspettarti la partenza del ciclo 2, non eri coerente, ma andava bene lo stesso. L'importante, secondo me, a volte aspettare questo. Perché ho aspettato anche? Ulteriore cosa che io aspetto, se ho comunque altre operazioni in direzione, avevo detto ho operazioni in perdita di 40 pips, adesso di 30, adesso 28 praticamente, sono comunque già short, quindi non mi costava comunque niente non fare il trade, sono già nella direzione short. Okay? Allora, visto che è andata bene l'operazione, meno è andata bene, siamo entrati bene, adesso qui abbiamo il dinamico basso, il dinamico basso. Ah. Il dinamico basso è questo. CAD yen short, era quello che vedevo prima, l'euro yen short. CAD yen, allora, dinamico basso. Di GBP AUD, USD CAD. Euro-dollaro dinamico era buy, che era questo livello qui, questa linea gialla qui, vediamo quando si me la fa uscire, è 109.74, giusto? 109.743, la migliore entrata era questa, vedete questa qui che ho segnato adesso. Best entry. Questo segnale qui, che comunque non andava fatto alle 2 di notte, giusto? Se alle 2 di notte non si fa, adesso in questa linea gialla qui, tra un pochettino il sistema mi darà lo stesso, questo qui, però
scrivendo sell e dandovi altri livelli. Me lo farà probabilmente in una chiusura H1, quindi tra un pochettino, non lo può fare adesso. Adesso vediamo se me lo segna adesso, ma non penso. Aspetta. In ogni caso, anche queste cose dei segnali vanno filtrati. Poi se li fai tutti, sono tanti che li fanno tutti, o comunque seguono le coppie da fare, long e short, si girano, vanno benissimo. Allora, uno e due. Io i segnali li uso come aiuto per indicare una direzione, poi se scelgo guardando altri criteri. Allora, torniamo qui. L'euro-dollaro siamo comunque short da qui, l'effetto della fascia rossa, quindi sta chiudendo la campana carosella gialla, sta chiudendo, quindi normalmente siamo giusti nella chiusura, operazione in positivo. Ancora non ho chiuso nessuna operazione quest'anno. Nel fascia H1 avete visto che il nostro programma aveva già cambiato l'idea del long, l'aveva già cambiata. Vedete il rosso? Siamo in ogni caso questa parte alta qui è questa. Questa qui, ok? Andiamo anche da qui. Uno, due, tre. Sta chiudendo un 3 un po' strano, eh? Poi il canale che io ho messo qui diventa anche zona di supporto, quindi anche questo direi di mantenerlo. In ogni caso, che cos'è questo canale che vedete qui? Cos'è che dovrebbe tenere su un canale così? Ah, non lo so perché, Leonardo, hanno a Natale, Natale, i giorni festivi il viso è rimasto chiuso, cioè le ragazze e i ragazzi si sono presi un po' una pausa e c'è già la richiesta mia o tua, comunque la nostra richiesta è già stata fatta prima di Natale e ancora non hanno risposto perché diciamo non danno una priorità perché non è operativa, cioè non è una richiesta operativa, quindi facciamola così. Cioè, fermo, non succede niente. È in sospeso, so che lo sanno e quindi aspettiamo la risposta. Okay? Tranquillo, non succede niente. Ok. Al prossimo strappo, ciao, buona giornata. Al prossimo strappo, allora fammi vedere quanti minuti, quante candele mancano. Sono 10, vedete l'indicatore a fine corsa, sta cercando qualcosa. Se il ciclo 1 è durato tot, come idea per il ciclo 2 o comunque per il ciclo a venire, ho questa idea qui, e almeno ho l'unica informazione che ho è questa, di avere un effetto di tempo, ancora la metà, 20 candele, ok? Quindi dovrei adesso avere il primo quarto, il secondo quarto, e adesso avere il terzo quarto, quindi la terza gamba. Prendiamoci il Fibonacci, lo spostiamo qui. Prendiamo questo, poi anche se non è questo, ma è questo, diciamo direttamente così, e lo riportiamo sul minimo, che è questo. Ok, quindi un mezzo ciclo potrebbe partire dove sta partendo adesso e arrivare più o meno al 50%, per esempio. Ok? Può fermarsi anche prima. Se adesso mi fa lo stesso effetto che ha fatto prima di scendere, ovvero salita, è rimasto sopra il minimo qui e io ho venduto più o meno in questa zona qui, quindi ho avuto l'effetto del ritracciamento. La stessa cosa sto facendo qui. Se
adesso mi fa così, posso addirittura rivendere sui minimi perché sto continuando la fase di bassista. Una cosa che non bisogna tralasciare è andare a vedere anche l'effetto palloncino. Questo non è oggi, l'11. L'effetto palloncino, ovvero. Allora. Palloncino delle candele H1. Se l'effetto candela ma è già abbastanza accentuato in una candela, fare mangiarsi tutta questa spaghe e portare su, quindi già probabilmente non tornerà sull'open price di questa candela H1, perché per ritornare su e farmi una fase rialzista deve rimangiarsi veramente tanta strada, tra virgolette, non è tantissima, ma visivamente è tanta, praticamente dovrebbe fare una spike del genere, che è tutto possibile, ma poi si porterebbe di nuovo nei massimi e abbandonerebbe l'idea dello short. Vedete che questo è il mezzo ciclo, ritrazzamento di terza gamba, un po' stretto, però ci sta. Se ritorna vicino al minimo si potrebbe vendere. Adesso lo vendo non sul conto copy, che ho già due o tre operazioni, ma si risolve tutto in poco tempo, eh? Eccolo qui. Allora, potrei fare così e farne un'altra qui che ci sta, piccolina, una ciliegina in più, dai. Ok, attenzione, siamo pronti per vendere, se rompi il minimo, eccolo qui. Dai. Pronti? Webinar con un po' di tranquillità oggi. Sorta anche qui. Allora, praticamente stiamo nella continuazione della candela H1, quindi rottura di questo minimo conduce alla candela H1 che è partita qui, quindi la continuazione di questa candela. Ho aspettato, vedete, la candela H1 ritorna, quindi questo è di nuovo l'effetto short. Ci vuole 10 pips ancora? Dai, se li fai guadagnare o no? Ce la facciamo? Non ha accelerato. Mi era venuto il dubbio che avevo anticipato, ma no, non ho anticipato, assolutamente va benissimo. Fase di bassista. Beh, compri così acceleri direttamente a pochi pips dal pivot. Dai, ce la fai, ce la fai. Un fake. Vediamo, sto andando nei minimi dettagli e guardo sempre l'indicatore. Anche in questa salita qui, un'altra cosa, una tendenza che non si è vista è a vedere l'indicatore ritornare verde come l'ha fatto qui, per esempio, no? Qui aspettavo. Allora, l'indicatore, sebbene non è proprio una cosa che consiglio di guardare, però diciamo che l'idea più la genialità dell'indicatore è questa: tu hai una fase rialzista
ribassista, rialzista, ribassista, ovvero hai nei migliori dei casi, quando c'è qualcosa di ciclico corretto, hai una fase che da rosso diventa verde, poi di verde diventa poi rosso di nuovo, fate il pezzettino, poi di nuovo verde e poi da qui di nuovo rosso. Ok? Qui abbiamo una fase di partenza in cui diventa verde, poi diventa rosso e qui non mi manca il pezzettino di verde, proprio perché la dinamica è talmente forte, il ribassista, che non ce l'ha fatta. Quindi dovrebbe continuare la fase ribassista, portando il ciclo, la linea bianca a chiudere così. Quindi ciclo 1 forte e laterale, quindi forza, lateralità, ribassista. Ciclo 2 forza di partenza, debolezza di mezzo ciclo, debolezza di partenza terza gamba e continuazione del trend con la quarta. Ok? Quindi io probabilmente nel ciclo 2, volendo, cioè, io faccio così, questo primo, volendo potrei calcolare che il tempo di tenere il trade ancora è questo. Ancora 9 candele. Togliamo 5, no, scusate. Sono 13, ok, facciamo 12, siamo alle 10:19, quindi alle 10 e mezza, prima delle 10 e mezza, quindi nella mezz'ora, che comunque è un livello chiave temporale per le chiusure H1 e anche mezz'ora. Probabilmente, se riesco a chiudere entro 11 minuti, la chiudo. Siamo a pochi minuti, pochi pips dal pivot. Ci vuole uno strappo di accelerazione, quindi un aumento di volatilità. È questo. Perché avviene un aumento di volatilità quando rompe i minimi? Molto semplice, perché il movimento di lateralità avviene quando entrano tutti a mercato. Siccome siamo in direzione del pivot, quindi potrebbe essere un'escursione o di chi è andato long, una copertura, e dal pivot reagisce. Quindi il pivot è comunque una regola di chiusura. Io non starei a indugiare tanto. Quando vedo che mi tocca il pivot, me lo sfiora il pivot, già sono come primo trade dell'anno, non ho ancora chiuso niente, io chiuderei già le due operazioni che ho fatto e il resto lascio correre. Ok, vediamo un attimino. No, impossibile, impossibile che ti è sparito, perché sulla chat Academy c'è, se sei dentro, a meno che non hai cancellato tu storico, cercalo, fai su di 3-4 giorni, c'è, no, non è che si cancella, cioè non lo posso cancellare, no, non lo posso neanche modificare perché non ho questa funzione. Ok, dai, accelera, dai, rompi minimi, dai, 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 dai. Vedete questa candela qui, praticamente, che ha incominciato a fare la fase rialzista, se l'è già rimangiata ed è tornato sui minimi, è proprio qui una rottura di questo minimo qui. Allora, 1, 2, 3, eccolo qui, dai. Vedete, non mi aspetto neanche un incrocio della linea rossa con la linea bianca, non me l'aspetto più, perché sennò sarebbe finito qui il ciclo 2 a questo punto e non ci sta tanto, non per via della fase temporale, tutto può succedere, non ci sta ciclicamente vedere una cosa del genere. Il prezzo però sta andando sopra la 12, quindi avere un ciclo 2 così stretto ci sta, poi siamo sul minuto e qui è il ciclo 3. Ben venga se è il ciclo 3 e lo vengo a sapere dopo che ho concluso l'analisi, perché comunque sono nella direzione giusta e il ciclo 3 è comunque un ciclo debole dopo una distribuzione che comunque è diventata ribassista. Adesso mi posso aspettare un ciclo 3 rialzista con chiusura rialzista, ma non troppo forte, sennò porterebbe veramente tutto quanto a capovolgere la situazione e questo non mi piace. Un attimino. Dai, ce la faranno i nostri eroi a toccare il pivot? Ormai lascio questo webinar così, anche se vorrei andare a vedere la stellina dollaro, ma riusciamo a farla veloce e la roccata l'abbiamo già fatto. Terzo trimestre, ma anche qui il terzo trimestre ce l'abbiamo anche qui.
Io ho ancora in watchlist l'euro yen e la sterlina. L'euro yen l'abbiamo visto, l'euro yen è molto bello. Allora, finiamo questa cosa qui, manca poco, andiamo sui minimi. Nel frattempo vado a vedere l'euro yen. Non mi accelerare, eh? Che bello. Segnale short, continuazione dello short. Dai, rompi al minimo. Andiamo a vedere l'euro yen. L'analisi dell'euro yen mi piace tantissimo. Sono contento che non mi sia sparita da questo conto, perché qui sta parlando da solo il grafico, no? 4, 5, Elliott, punto A. L'idea è di arrivare fino a lì. Sono tantissimi pips da qui a qui. Sono esattamente 1000 pips. Un attimino, chiudo la porta. Ok. Allora. Su livelli di Fibonacci, pullback 61,8 ci sta, però chiusura. Mi aspetto da qui dove siamo adesso fino all'onda di Elliott 1000 pips, sono tantissime. Però yen potrebbe diventare una bella vendita allo scoperto. Anche qui il PV da toccare. È un mercato un po' strano, comunque si sta la lateralità di ieri, o meglio la poca forza di ieri, no? Dai, si sta avvicinando al tempo finito, quindi potrebbe partire il 3, potrebbe anche già essere partito. Vediamo cosa fa. Se non fa nuovo minimo, è partito il 3. Siamo sopra la 12 e ci sta. Però se poi mi fa nuovo minimo dopo aver fatto un altro segnale, potrebbe essere un tra ribassista. 10:24, mancano 6 minuti al cambio di candela. Non si sta realizzando la mia chiusura prima della mezz'ora, a meno che adesso non faccia una, due, tre candele ribassiste. E ci sta. All'improvviso succedono queste cose quando hai una direzione, c'è il pivot da andare a prendere, a un certo punto scende, crolla e via. Dai. No, questo qui è il metodo fascia sul minuto. Guardate, realizza praticamente quasi la stessa identica, non sempre, ma cerca di essere allineato. Vedete la parte verde che è questa, parte verde che è questa. Tutti i miei metodi sono allineati. Quindi quando io ho codificato anni fa delle percentuali e dei numeri, delle cifre che inserisco nei miei indicatori, questi mi danno un calcolo ciclico, okay? Che è approssimativo, ma sull'euro-dollaro andiamo veramente molto vicino, non dico alla precisione, ma molto 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 vicino alle onde temporali. Quindi l'effetto del metodo fascia e il drive sono non identiche ma quasi. L'effetto del metodo fascia e del metodo ciclico sono uguali, identiche, soltanto la visione, l'immagine è diversa, okay? Però il criterio operativo è lo stesso. Il metodo fascia è il metodo ciclico semplificato, okay? Quindi non abbiamo più i cicli, ma è nato soltanto per leggere le espansioni rialziste e ribassiste. Poi in altri contesti, tipo l'euro yen o altre coppie che non ho indicatori ciclici, lo uso proprio come lettura ciclica 1, 2, 3, 4 e così via, no? Perché ha la stessa dinamica. Dai, notare sempre gli indicatori, dove si trova la forza e dove arriva. Se l'indicatore adesso arriva più in alto, ma siamo ancora fermi, vedi, sta ritornando in alto, perché si era fermato qui 3-4 candele sui massimi, l'indicatore mette sulla testa come un serpente fuori dal sacco, però è ancora lontano da questi massimi qui, lontano. Sebbene questo massimo qui è più alto, è più basso, l'indicatore qui è più alto, ma non c'entra niente, manca proprio la dinamica.
avrò più punte di bassiste che punte di alziste, proprio perché nella dinamica del trend di bassista avrò più un effetto rosso. Niente, mi sto ammazzando, la lateralità ti ammazza. Rovina il tutto, però ci stiamo avvicinando alla chiusura del ciclo. Che cos'è ancora un altro aspetto che si vede? Ma l'indicatore che ti segna l'ampiezza delle candele? Cioè, qual è l'ampiezza delle candele? Cosa intendi? Mi spiegati un attimo. Nel frattempo, ricordiamoci che siamo sotto la media 48, comunque siamo ancora nella fase di bassista di una distribuzione. Spiegate l'indicatore, te lo dico subito, non sto afferrando. Qui siamo sopra la 48, e qui logicamente siamo sopra, potremmo andare sotto, e siamo anche sopra la 192, ma la 192 è già stata ritestata una volta, due volte, tre volte. Se torna di nuovo sotto la 192 è sorto tutta la vita. Pensa con linea per vedere le congestioni. Adesso sul grafico su M1. Adesso su questo dici? Non ti sto capendo, Mauro. Adesso sul grafico ampiezza con le linee per vedere le congestioni. Aiutami. Passiamo agli indicatori che sono nel grafico. Indicatore qui sotto, nella finestra sotto, o indicatori sul grafico? Cioè, tanto nel frattempo stiamo avendo ragione. Allora, le lineette rosse e verdi su e giù delle candele ampie. Queste dici? Ma queste le non sei. Vedi intanto. Ah, no, no, adesso te lo spiego. Vedi intanto, abbiamo ragione. Attenzione che vediamo dov'è il pivot. Queste lineette qui sono il metodo fascia, questo qui. Fascia trend 2.0, vediamo se mi blocco anche nel monitor, perché sennò si vede la mia password forse. No, si vede. È tutto spento. Però c'è un'altra versione. No, qui in questa versione non le posso spegnere. Queste lineette qua sono sull'indicatore del fascia, mi va a sistemare sul grafico il segnale. Se tu vai a vedere sul primo istogramma rosso, esce la linea con il livello di stop loss. Qui in questo caso verde ne ha fatto uno solo, infatti non ha fatto il segnale perché la regola del metodo fascia è che su un Instagram non ti dà il segnale. Qui invece se è rosso, è la linea rossa. Verde, due verdi, hai il primo verde. Ok? Ci sei, Mauro? Ce l'hai anche tu questa, scaricati l'ultima versione. Che versione hai, la 2.0? Tu avresti, tu sicuramente hai allora la versione 1.0. Vai sul sito e guarda se trovi la 2.0. Se non ce l'hai, me lo dici, ma può darsi anche che io abbia caricato il metodo fascia automatico, ma non acceso. In questo caso no, perché sennò avrei qui i comandi del sistema. Se hai la punto zero, allora fammi vedere, vediamo se riesco a entrare io. Nel frattempo aspettiamoci questi 6 pips.
Allora, vediamo cosa dice. Vediamo cosa dice. Se te la trovo io. Questo indicatore l'hai scaricato o chi te l'ha dato questo indicatore qui? No, se volevo un attimino se trovo. No, questo non c'è da niente. Download. Sono nell'Academy, sto guardando un attimo se trovo. Ok. Tra nodi indicatori, qui dovrei trovarlo. Allora, c'è l'indicatore metodo fascia 30, è il 2.1 sull'Academy, lo vuoi? Ah, ce l'hai già scaricato, perfetto, 2.1. Ok, perfetto. Io addirittura la 2.0, il 2.1 c'ha altre funzioni. Un attimino, qui stiamo arrivando alla chiusura, ragazzi e ragazze. Qui adesso siamo vicini al pivot, mancano 4 pips, incomincio ad avere già. Ah, beh, sì, ma questo qui, oltre ad essere interessanti, sono i segnali che tu trovi poi qui. Adesso stavo attendendo il cambio dell'ora, ma ci vorranno andare mezz'ora per avere il segnale short, che sarebbe stato del dinamico questo, ma sul metodo fascia, per esempio. Questo segnale qui, no, questo non c'entra niente, no, questo neanche. Sono nella parte sbagliata, il segnale fascia. Qui, se vado qui e vado su H1, questo segnale qui comparirà quando chiude la candela tra 16 minuti, tra 26 minuti, se la candela chiude con un istogramma rosso, la prossima sarà rosso e ti esce qui. Nell'Academy il segnale fascia. Ok? Se tu vai a vedere, infatti, è quello che dicevo prima. Prendiamone uno. Questo, no, questo è dinamico. Non c'è un fascia by, no. Non ce l'ho. No, adesso si trova il metodo fascia. Dinamico, ecco qui. Questo è un fascia, però 4 ore euro OD. Questi segnali che tu vedi, FS, sono del fascia. Sono questi segnali qui. Quindi ti escono anche sulla cavi. L'organizzarsi a leggere i segnali della chat e andarli a vedere sul grafico è assolutamente un passo in avanti. Quindi FS sta per fascia, OL sta per overline e DY è per dinamico. Ok? Quindi questi sono i segnali che il sistema sta dando, no? Ok, deve vedere GBB, USD. Passa, questo logicamente non è di oggi, di ieri, andiamo a vederlo, by 1.27.16. 1.27.16 è di ieri, sarà questo. Qui l'indicatore, adesso qui ho il 1.0, il tuo indicatore, c'è tanta roba, qui non ce l'ho. Comunque questo qui, in questa direzione qui, il primo era questo, 1.17.26, abbiamo detto 15. Era questo, ecco, erano andati questi segnali qui. Alle ore 10, sì, erano le 10. Del broker, quindi 11 nostre, il massimo di questa candela qui, di questo qui. Poi discrepanza di un paio di pips, ci sono sempre. Dovrebbe essere questo. Uno, due. Uno, 27 e 80. Sarà 1,27? Sto guardando la cosa sbagliata. No, di via, no, di 1,27 e 16. 26, quindi era oggi come quello più giù, questo qui.
vedete 1,27,15, permettetemi, non sono precisissimo, 1,27,16 è il massimo di questa candela, quindi il secondo istogramma è il segnale del metodo fascia che è stato condiviso ieri qui, TPUSD, questo segnale qui avrebbe pagato 56 pips, ok? Perché ti becca tutta la fascia ribassista. Mentre adesso, per esempio, su Leonardo sta dando un segnale short con il prossimo della fase ribassista. Queste cose però vanno filtrate per chi usa anche l'effetto discrezionale. Eurocad sul pivot. Ok. Torniamo al nostro euro-dollaro, vediamo che cosa si è, come si è comportato sul minuto. Allora. Ancora fermi lì. Era a 4 minuti, a 4 pips dallo short. Ciclicamente, assolutamente. Poi bisogna essere obiettivi e non fare tutti i segnali, gli orari. Se mi viene un segnale alle 19 di sera non lo faccio, chiaro, no? Non è che posso dire al sistema. Posso dire anche al sistema, non me li fare i segnali da quell'ora a quell'ora, ma dipende, siccome non lo posso bloccare. E io posso dire al sistema che non mi fare i segnali da quell'ora a quell'ora, ma cosa fa Tommy che è in Brasile? Non avrebbe più segnali. Quindi, siccome il visual è multilingue ed è in tutto il pianeta, certamente c'è anche chi lo usa in Argentina, Tommy nel Brasile, quindi tutti questi fusi orari diversi portano che non lo posso bloccare, se no chi guarda. Che ne so, l'euro yen, l'euro dollaro di notte non avrebbe segnali, quindi lo devo lasciare acceso. Non avevo pensato ad un gruppo europeo, ma poi chi se ne frega, basta saperlo che io di persona dormo alla sera, quindi non faccio trading di notte. Chi magari c'ha l'insonnia lo sa che non deve fare segnali a quell'ora lì. Ok, attenzione, abbiamo l'effetto verde del metodo fascia. Il metodo fascia però si avvicina e fa anche un segnale short che dopo un rosso, un verde, adesso di nuovo short, ma siamo vicino ai minimi. Questo segnale logicamente per me non interessa, però mi interessa che rompa questo e mi accelera fino al pivot. Chiudendo il pivot, le posizioni sul pivot, chiuderei anche il webinar. Quindi abbiamo fatto un webinar basato su euro-dollaro per capire questa dinamica di entrata. Quindi siamo pronti col dito sul mouse, un'accelerazione. Poi, ragazzi, non si finisce mai se io continuo ad avere l'idea di tenere, tenere, ma forse scende ancora, scende ancora. Stiamo facendo una bella candela che è la candela delle 10. Sto facendo 15 pips. Siamo vicino al pivot. Onde evitare. Dai, accelera un attimino, fammi questo scarto, fammi chiudere questi trade e buonanotte. Quindi oggi webinar basato un'ora e 20, un'ora, siamo un bel po' di tempo, siamo assieme, basato su un trade solo di euro-dollaro. Capendo poi la dinamica, basta riprodurli non tutti i giorni, ma quando c'è si può fare. Okay? Quindi la lettura ciclica, di nuovo, io confermo, ribadisco, ripetitivo, noioso, monotono, che io uso i cicli. Questa è la maniera più, diciamo, per me migliore per vedere come comportarmi nei cicli. E sono gli esempi del genere, dovrebbero essere per tutti, alla portata di mano di tutti. Dai, accelera, rompi. Dai, rompi. Dai, che ce la fai. Dai, che se la fai, dai. Interessante. Certo, l'evoluzione è quello che mi aspetto, cioè io non ho assolutamente sfere di cristallo o altro per fare trading, però usando i cicli solitamente nei webinar riesco a dare degli esempi. Adesso poi, ma adesso non tocca neanche il pivot, non ce la fa e va su,
rimaniamo con la candela in mano, come si suol dire, ma a quanto pare sembrerebbe andare bene. Poi c'è l'Eurocard, non volevo andare a vedere, andiamo a vedere se l'Eurocard. L'Eurocard è tornato sotto questo canale. Sì, l'ho già spiegata questa cosa del webinar. Paolo riesce a fare il trading, giusto? È una questione che io faccio un webinar alle 9 e un quarto, quindi probabilmente 9 e un quarto c'è sempre un po' di volatilità. Solitamente sono anche giornate, no, però lì ho una buona probabilità di riuscita perché sono in un orario giusto, no? Ok. Dai che ce la facciamo, dai che chiudiamo il webinar e pivot. Andiamo, questi pochi pippini, andare a prendere l'evoluzione ciclica spiegata e rispiegata. Adesso è la canneta del pivot che attacca, guardate. Uno, due, forse neanche il due, non è neanche finito lì, però qui parte il tre. Parte qui il 3, non è che interessa più di tanto, eh. Allora, comunque ribassista tutto sotto la 48. Adesso siamo raggiunti il pivot a 3 pips e 2 pips e 8, 3 pips diciamo. Ce la faranno i nostri eroi? Vorrei fare un'analisi sulla sterlina dollaro, ma logicamente guardando il grafico mi converrebbe stare sull'euro dollaro per non perdermi lo strappo. Sì, anch'io avrei già chiuso, però oggi è talmente, io sono talmente sereno ed è una logica operativa che mi piace, quindi mantengo il trade fino al pivot, però probabilmente lo chiudo esattamente sul pivot. Ricordiamoci che sono short da ieri, quindi le altre operazioni sono adesso a meno 18 pips, meno 20 pips, quindi siamo lì vicino, insomma. Abbiamo cominciato il webinar, ero a meno 40, adesso sono a meno 20. E in più ho delle operazioni, caricato su altre operazioni nella mattina, ma vi ripeto, adesso chiuderò al prossimo strappo. La 48 siamo sotto e stiamo andando sopra la 12, quindi ciclicamente sta succedendo qualcosa. Probabilmente qui è partito il ciclo 3, o qui è partito il ciclo 3, prima gamba, seconda gamba, stiamo facendo la terza gamba. Ahimè, potrebbe anche ripartire di nuovo, tornare sopra la 48 e cambiare automaticamente la direzione, avere una lettura ciclica che all'interno di questi ci sono quattro cicli al posto di due, ci sta anche, però non mi piace più di tanto, guardo sempre la linea bianca. Eccolo qui, dai. Strappo, vendi, 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 vendi. Anche qui normalmente si mettono i fi micro Fibonacci per capire dove si è fermato il prezzo. È un po' difficile da leggere perché sono molto stretti, però. Vedete, da questa mini espansione, guardate sul 50%, questo è lo scalping puro veloce. Vediamo, dai, ce la fai a farmi un segnale short? Un'accelerazione short sui minimi 10:47. Occhio all'orologio perché stiamo arrivando a fine della candela delle 10, quindi anche questo in particolare che le candele non chiudono mai a corpo pieno, quindi se scendi devi farlo adesso prima che poi mi rimani con la spike, no?
Allora, stellina d'oro veloce, se andiamo. No, veloce non mi piace fare le analisi, quindi la lasciamo stare. Anche la stellina d'oro, siamo nella stessa condizione, qui abbiamo il pivot. Anche questa è una cosa molto bella. Ricordiamoci sempre che noi guardiamo l'euro-dollaro e pensiamo alla fase ribassista, giusto? E questo ci sta. Se poi però il pivot della stellina d'oro è più lontano, potrebbe continuare per l'euro-dollaro la fase ribassista, visto che è più vicino. Ok? È una dinamica. Se adesso io arrivo al pivot e ho la possibilità di dire, sai cosa, mi aspetto ancora un attimino, non chiudo ancora il trade, aspetto di capire perché anche la stellina d'oro non ha raggiunto il pivot, che è questo. Quindi se entrambi poi hanno raggiunto il pivot, posso chiuderle. Adesso io non lo faccio, io chiuderò sul pivot secco. E per me va bene così. Già non mi piace questa situazione di 3-4 candele verdi, non mi piace più di tanto, però il pivot è lì. Più che altro non è che abbia paura che il prezzo adesso ricomincia a salire, ho sbagliato, non ho chiuso. Mi dà fastidio la permanenza a mercato dove potevo già chiudere, diciamo, non portandomi a casa tutto, meno 3 pips, ma almeno ero contento. Invece poi aspetti una, 2 ore, 3 ore. Il prezzo va in fase rialzista e dice: cavolo, ma perché non l'ho chiusa? Quello mi dà fastidio. Il cavolo, perché non l'ho chiusa? Però il trading è fatto anche di queste cose. Vediamo se riusciamo a tenere. Rimango col Fibonacci così per capire se le soglie del 50% hanno una regola di vendita o no. Siamo sempre qui. Ai. Quello che ho detto si sta realizzando. Che a volte per non chiudere a 3 pips dal trade, dal target prefissato, si rimane a mercato altre 2-3 ore. Niente, nulla di fatto. Può anche succedere però che questa cosa per il momento negativa, perché non siamo riusciti a chiudere, o meglio, io non ho chiuso in tempo, diciamo così, può essere poi. Forse no di poi mi allontano un attimo dal computer e avendo il conto con il margine decente, non ho problemi, lo lascio stare, guardo dopo 3, 4, 5 ore mi trovo l'euro-dollaro che ha fatto il sell-off del giorno, il crollo è andato sotto il pivot, nel posto di guadagnare 20-30 pips ne guadagno 50, già successo tante volte. Ok? Qui vediamo che la zona del 50% c'è pressione, il tempo ha la sua, cioè più tempo rimani lì nella lateralità senza partire a rialzo è mancanza di compratori. Ok? Vediamo se ci sta aspettando magari anche l'euro-dollaro, lo sta aspettando. Infatti stava aspettando la stellina. La stellina invece al posto di salire è rimasta lì ferma. Quindi andiamo a vedere un po' i cicli H1. Facciamo il contrario, andiamo prima su H4. Il terzo trimestre, questo Fibonacci qui non ci serve più. No, non tornare su. Niente, vi devo lasciare. Allora, il target per queste operazioni qui.
Resta il pivot, dai, resta il pivot, non ci sono altre soluzioni. Un'altra cosa che si potrebbe fare, quindi portarci un attimino avanti nel tempo, visto che non abbiamo più uso il trade. Allora, prima cosa facciamo questo, tipo, il schema trading, come lo chiamo io, è per il momento quello che io vedo, la distribuzione dovrebbe chiudersi in un effetto temporale in questa zona qui, e ci sta. Ok, il ciclo 3 ha ancora il suo spazio. Sto guardando l'opzione del ciclo 3. Allora, ciclo 3, ciclo 2 potrebbe essere finito qui, ciclo 3 finiva qui, adesso siamo nel ciclo 4 che però raggiunge questa zona qui e quindi potrebbe essere anche una fase ribassista. Allora, riconteggiando i cicli, potrei anche trovarmi in questa condizione. Vi ripeto, non vale, cioè, soltanto così perché abbiamo tempo per giocare nel webinar, ma non è che serve assolutamente questa situazione con un 1, un 2, un 3 un po' strettino, ma ci sta. E adesso siamo nel 4. In ogni caso, questo, quando faccio questo ragionamento qui, è per capire quando il ciclo 4 non è più un ciclo 4. E siccome abbiamo un indicatore già a fine corsa, potrebbe essere già questo un ciclo 1, oppure un ciclo 4 che poi si commuta in un ciclo 1. Potrebbe essere questo. È questo. Qui sopra non deve andare. Arriva qui sopra, parte un nuovo ciclo 1. Ci sta. Operazione comunque in guadagno di 32 pips. Quindi per il momento non mi faccio ancora nessun problema perché per tornare. Ah no, 32 pips, questo cavolo sto dicendo. Pochi pips perché è abbastanza grande. Aspettiamo un attimino per capire se torni giù. Fibonacci al contrario sul massimo serve per capire quando riparte il ciclo 1. In questo caso, siccome siamo in una situazione di ripartenza, perché siamo sopra la 48, potrebbe essere un ciclo 1. Posso anche capire questa cosa qui, eh? Se adesso il 38,2 si è fermato sul livello del 38,2, si è fermato qui, ritorno al 50%, dai, 4 minuti al cambio. Sto con voi, dai, facciamo un webinar lungo alla fine, vediamo che risultato dà la ripartenza. Ormai siamo gli ultimi 4 minuti, infatti sta facendo la spike, non chiuderà con la spike completa, mi sembra un po' strano. L'importante è la direzione. Se abbiamo la direzione, allora abbiamo tutto, eh. Ok.
Niente, niente. Dopo questa pausa, che non era neanche una pausa troppo lunga, ho preso non riesco a rientrare nel trading come voglio io, ma ci sta, ci vuole pazienza. E queste cose qui già mi stanno rompendo le scatole, queste candele qui che non mi fanno perdere tempo, no? 8 minuti. La cosa che possiamo vedere adesso invece è se su euro-dollaro dobbiamo andare qui, no, possiamo anche vederlo qui sul dinamico, siamo sotto il dinamico, quindi in questa zona qui il livello del dinamico che tra un pochettino ci darà il segnale è questo. Allora normalmente dovrebbe darmi un segnale di dinamico al cambio dell'ora. Dovrei avere l'euro-dollaro ribassista. Vediamo, almeno abbiamo questa possibilità di vedere in diretta questo, vediamo se ce la facciamo. Tanto, vediamo se reagisce al 38 e 50% del micro FIBO. 1 minuto al cambio, ragazzi. Non mi aspetto che la candela adesso continui a scendere perché non lascerà la spike. Quindi abbiamo anche l'effetto palloncino, vediamo. Dai, cambia adesso. Un paio di secondi ancora e sapremo come parte la candela H1 e vedremo i segnali. Se tutto coincide, dovrebbe arrivare il segnale del metodo dinamico. Eccolo qui, perfetto. Si sono aggiunti dei segnali. Guardate, dinamico, il segnale è 109645. Ok, chiaro, discrepanza di mezzo pips, di qualcosina, 645 è il livello più basso. Dov'è? Devo rivederlo. 6109, adesso ne ho sbagliato io a leggere, non ho sbagliato, ho letto questo che era il dinamico, l'FS, il fascia, quindi il dinamico è 6109645, 645 645, 645, ecco qui. Ha dato il segnale adesso, logicamente dove è aperto l'orario, perché siamo sotto il dinamico. Quindi normalmente, dinamico, ecco qui, best entry, vedete, la migliore entrata è 109689, che praticamente sarebbe questo livello qui, adesso si sposta di un attimino 689. Quindi la migliore entrata è questa, però il segnale te l'ho dato quando avevo la conferma, quindi qua. Ok? Quindi abbiamo avuto anche la possibilità di spiegare gli stop loss vicini, che sarebbero questa parte alta qui, questa qui, 109747 come parte alta, 743 un po' più, si sposta di un paio di pips, quello lontano 1 e 10 e 04, molto lontano, è questo qui, questo è lo stop loss 1,10 04, che è lo stop loss del dinamico. Neanche il dinamico alla sua caratteristica di segnale, se lo si le sa leggere, si vedono anche queste cose qui. E poi nello stesso orario alle 11 abbiamo un FS, quindi un fascia H1 short. Lo andiamo a vedere. Qui, fascia H1 euro-dollaro. Eccolo qui. Il segnale fascia è questo qui, la linea rossa. Ha dato il segnale fascia 109.59, 109 e 2, 109 e 58 e 9, quindi 59. Quindi il segnale fascia l'ho dato qui. In generale adesso basta seguire lo short qui vicino al pivot ed è difficile da fare, ma tecnicamente sì, tecnicamente potrei entrare short qui con lo stop loss su questa zona qui.
nonché lo stop loss sulla zona alta, volendo per guadagnare anche del tempo, nel non avere la paura che ti prende subito, per esempio quando c'è un dato macro, ma quindi questa è l'idea di vendere da questa zona qui e continuare una fase o una fascia di mercato rossa, ok? Parola chiave fase, adesso andiamo a vedere anche le fasi, nel frattempo lasciamo stare, la candela è partita rialzista, ribassista, quindi sta facendo l'effetto palloncino. Ritorniamo un attimino sui cicli. Qui, così guardate l'H1 del minuto, ci avviciniamo di nuovo ai minimi e avremo la nostra, finalmente il nostro pivot. Rimango dell'idea che questo qui è il ciclo 2, o da qui parte un ciclo 3. Ci sono delle discrepanze, siamo sul minuto, non male che ci sono degli sbalzi che non sono esattamente precisi. Il Fibonacci, vedete come sta funzionando a tutti i livelli, li sta toccando anche se è un micro Fibonacci. Allora, io direi di andare a vedere anche il metodo fase. Allora, H1, siamo nell'ultima fase ribassista. Aspettate un attimino che controllo. 50% è qua, il prezzo è sopra. Di questo Fibonacci qui il 50% è già stato rotto, quindi è chiaro incominciare la fase ribassista. Sulla fase H4 invece il Fibonacci è questo livello qui, livello chiave H4. Okay? Non è cambiato tanto perché abbiamo tutta una fase di lateralità, quindi non si può dire tanto, ancora siamo molto laterali e quindi non c'è da aggiungere niente, siamo laterali. Quindi il metodo è questo, rimane questo, no? Il livello chiave è questo. Se si torna qui sotto, siamo entrati nella fase H1 che è questa tratteggiata. Logicamente non ho livelli, a parte il livello alto, non ho altri livelli dove inserire, quindi la lascio così. Altri livelli di bassisti non ne ho, quindi per il momento è dalla parte bassa. Non si è ancora deciso a che parte andare. Bene, eccolo qui, stiamo tornando sui minimi. Metodo fascia sta dando anche lui il segnale, però qui, vedete, questo è un segnale di metodo fascia, eccolo qui, eseguito, qui normalmente si dovrebbe eseguire il segnale, non lo faccio perché comunque sono già short e vi ripeto, per me stanco, diciamo non sono tanto ancora al 100%, quindi voglio fare del trading tranquillo, ho il mio pivot, vedete, già siamo tornati sulla zona di prima. Poco più, già abbiamo 2 pips e mezzo. Dai Paolo, chiudi che così metti l'anima in pace. Chiudo perché siamo arrivati comunque in una zona che potrebbe ripartire, ma che mi ha fatto un altro minimo, aspettiamo un attimino. Perché su H1, qui, sulla linea dollaro si avvicina anche lei al pivot, vedete che sono allineate. La linea dollaro mi chiama ancora una decina di pips fino al pivot. Sei minuti, quindi sono passati anche i primi 5 minuti, quindi si è formato su H1 l'effetto palloncino rialzista, cioè vuol dire che è andato su e tornato giù, quindi abbiamo l'effetto spike, dovrebbe rimanere tale. Statisticamente i primi 5 minuti sono quelli che formano questi livelli. Adesso vediamo un attimino. Stiamo guardando candele H1, eh? M1, quindi roba veloce. Dai che ce la facciamo. Dai, che ce la facciamo. Alle 10 vi lascio, 10:10 e 11:10 vi lascio 3 minuti perché il webinar è troppo lungo. L'idea è di ritornare al pivot. Bene, allora qui aggiornamento FIBO.
Eccolo qui, dai che ce la facciamo. Spinta sul 50%. Se ti avvicini al minimo questa volta, dovrebbe, sarebbe. Vedo che siete ancora tutti qua, quindi un motivo c'è. Dai, che così facciamo bella figura. Dai, che facciamo un webinar con bella figura. Con la parte finale. Occhio anche al Stenia d'oloro. Abbiamo monitorato anche il minuto, siamo qui. Anche qui distribuzione in chiusura. Come siamo messi sulla 48 qui? Ah, siamo tornati sotto la 48. Ok? Perché questa è anche già una cosa buona. Tornare sotto la 48 ti dà comunque una regola ribassista. Siamo sotto la 48, potrebbe essere una distribuzione partita o non partita, ma in ogni caso siamo ribassisti. Perché se tu mi parti qua con un ciclo 1, volendo, pensando che questo non sia un 4 ma un 1, mi raggiungi come conferma la 48 e ci sta, quindi confermi che stai in un ciclo 1 in partenza, però poi da sotto la 12 oppure di nuovo sotto la 12 della 48 mi diventi ribassista perché mi ha anche rotto il minimo di partenza. Quindi questo ciclo qui è comunque un ciclo negativo. Quindi andare a cercare adesso nella tendenza, vedete questo qui, è rotto di poco, ma rotto, la tendenza è ribassista, non posso aspettarmi una cosa del genere. Anche se sul minuto è possibile perché un minuto, ma in teoria dovrei avere un ciclo che diventa nuovo minimo. Quindi da qui, per esempio, nuovo minimo, ok? Questa zona qui, nuovo minimo. Quindi anche qui dovrebbe farmi un nuovo minimo. Nuovo minimo perché comunque lì sotto abbiamo il pivot e ci siamo avvicinati 2 o 3 volte, ed è questo qui, e questo qui sono i punti più bassi, e il pivot dista 2 o 3 pips, quindi ahimè. Lo posso anche dare per confermato perché se guardo su H1 mi trovo un pivot vicino, è un po' scoperta ancora, ma di poco. Quindi 2 o 3 pips ancora, accelerata candela rossa, occhio alla stellina, perché se la stellina fa si incomincia a scendere la stellina e rompe questo, incomincia ad accelerare e mi tocca il pivot. Normalmente vuol dire stellina debole, dollaro forte e quindi euro debole e dollaro forte anche contro l'euro dollaro, vediamo che adesso dovrebbe incominciare la sua fase. Dai, che ce la facciamo. Dai, che c'è. Niente, 11-12 minuti ragazzi, io vi devo lasciare perché sennò un webinar troppo lungo, 2 ore, mi ammazzano. Vabbè, chi se ne frega, ci metterò una vita a codificare questo video. Niente, dai, vi lascio così,
L'intento è di arrivare al pivot e ci siamo quasi arrivati. L'idea è che se fosse già arrivato anche sulla striglia d'oro non l'avrei, avrei già chiuso anche sull'aerodollaro. Vediamo un attimino, vediamo cosa succede sulla striglia d'oro. H1, siamo messi così. E qui devo prendermi tutta l'analisi da capo. L'unica analisi valida ancora è questa, per il terzo trimestre. Siamo qui, candela H1, la vediamo bella per il bassista. Dai, ce la facciamo, dai. Allora, una cosa che possiamo andare a vedere è il CAD, Eurocad. Andiamo a guardare, intanto euro-dollaro, euro-yen, sterlina dollaro, così li abbiamo visti tutti. Sterlina dollaro. Occhio, se arriva il più o meno, dovete dire, eh. Allora, rialzista, vediamo se abbiamo qui l'Eurocad, Euro-OD. Eurocad. Si è fermato in questa fase di lateralità che non mi piace. Allora, andiamo a vederlo su qui. Euro-USD, va bene, Eurocad. Eurocad qui. Ha dato un segnale short di metodo fascia che lo troviamo anche qui. Non so se c'è. Eurocad c'è. Ah no, lo do con il prossimo, però dovrei vedere se c'è l'Eurocad. Lo vedo da qui, un attimo solo che vediamo se l'Eurocad viene portato come segnale. Lo trovo qui. Allora, qui segnali, me ne sono segnalati, l'Eurocad, non c'è l'Eurocad. Allora, benissimo, allora, dopo aggiungo l'Eurocad sui segnali, l'Eurocad non c'è, perché non c'è, però c'è la stellina CAD, non c'è l'Eurocad. Ah, benissimo, l'Eurocad, allora c'è qualcosa da fare dopo, sistemare l'Eurocad. Che non mi ha dato il segnale. Ok, non avevo un altro, ok, il DAX. Andiamo noi, cicli, fermi lì. Fermi lì, niente. Ok, ragazzi e ragazze, vi ringrazio del lungo webinar che mi avete supportato per 2 ore. Webinar oggi basato su un trade solo. Il target di questo trade per l'euro-dollaro è il pivot. Potrebbe diventare interessante, ma non lo consiglio, trovarsi a 20-30 pips di guadagno nel momento in cui tocca il pivot. Escono dei dati alle 14:30 sul dollaro, ci cioè sono tantissimi di dati. Ciclicamente siamo ribassisti in tutti i time frame, dal daily, annuale, trimestre e H4, però l'H1. Per esempio su H4 dovremmo essere adesso in un ciclo 4 in chiusura, quindi dovrei avere qui, infatti vedete sono in un ciclo 3, abbiamo un ciclo 1 con un errore ciclico, che è questo, quindi questo qui parte il ciclo 1 o qui parte il ciclo 1, è uguale, posso farlo anche partire qua. Poi mi fai un ciclo 2, non contando la regola dell'errore, poi mi fai un ciclo 2 che mi fa un nuovo massimo. Mi chiudi qui un po' lunghetto, vi dico la verità, un po' lunghetto, non mi piace più di tanto, ma qui abbiamo un errore ciclico, quindi potrei far partire questa cosa qui, che ci sta, perché allora avrei un ciclo 2 un attimino un po' più corto, ok? Non ancora tanto, ma lasciamolo stare, va bene lo stesso, e qui mi parte un ciclo 3. Ciclo 3 che sta chiudendo, perché il 3 fa quello che vuole, quindi arrivare a toccare il pivot per poi farmi un ciclo 4 che diventa ribassista. Questo è quello che mi attendo sull'H1, perché normalmente siamo in un ciclo 4 che sembra essere già chiuso, però qui non è tanto bello. Va bene, ragazzi e ragazze, io vi auguro un buon proseguimento di giornata. Adesso mi sto riprendendo un attimino, si respira meglio e ci si aggiorna poi in chat, che oggi rimango fino alle 2-3, sono comunque qui operativo, quindi
probabilmente aggiornerò la chat con analisi sulla stellina dollaro, me la prendo, ce l'ho già in watch list, ma la devo fare, proprio andare a segnalare, a seguire bene tutte le dinamiche dei cicli, perché dopo un mese e mezzo di pausa non ho tutto in testa, devo riguardarmele anch'io, no? Ok, a dopo. Ciao ragazzi, ciao ciao, buona giornata ragazzi e ragazze.